Padova, prima mobilitazione davanti al consultorio familiare cattolico, seconda mobilitazione davanti all'ordine dei medici. Io decido, questo è lo slogan per i diritti, per l'aborto, per la libera scelta. Cosa sia vita o cosa non sia vita, a noi non interessa. Ci interessa ribadire che il corpo della donna è della donna, che la maternità è e deve essere una scelta, non un obbligo. Non è vero che ogni donna vuole e desidera diventare madre, non è vero. C'è un momento per ogni cosa e ci sono scelte che una donna deve essere libera di fare. Chiediamo quindi che i medici la smettano di essere obiettori, perché in questo momento, quando si prende la carriera di ginecologo, si sa che parte del lavoro è anche quello di fare gli aborti. Non possiamo più accettare l'obiezione di coscienza, così come non possiamo accettare la presenza di associazioni come il Movimento per la Vita, che cercano di indurre le donne, di colpevolizzarle e di indurle a non fare le scelte che liberamente avrebbero il diritto di fare. Chiediamo quindi una sanità e delle scelte politiche laiche, perché il Medioevo è finito e l'ingerenza della Chiesa noi non l'accettiamo più. Medici, perché siamo stanchi degli obiettori di coscienza. L'aborto deve essere un... Questa mattina, come Cugine Reaction e Centri Sociali del Nord-Est, siamo andati, a seguito di altre iniziative in altre città come Venezia e Treviso, sotto il consultorio familiare cattolico CIF, per protestare rispetto al fatto che associazioni fondamentaliste e integraliste occupino spazi invece pubblici e laici, come gli ospedali e i consultori. Quindi con lo slogan "voi occupate i nostri consultori, noi occupiamo siamo i vostri". Siamo poi spostati insieme all'assemblea "Io decido" sotto la sede dell'Ordine dei Medici per protestare e rivendicare che il diritto all'aborto sia libero e gratuito e sicuro. L'obiezione di coscienza infatti svuota di fatto la 194 conquistata dopo anni e anni di lotte. L'8 marzo per noi infatti non è una giornata di celebrazione, ma è una giornata di lotta per i diritti di tutti, contro ogni forma di discriminazione.